dell'autorità del nostro territorio, Giornata della Memoria, numerose iniziative a Villa Verde, una targa per il Cardinale della Costa. In occasione della Giornata della Memoria, la provincia di Vicenza offre una variegata serie di iniziative per mantenere vivo il ricordo dell'Olocausto. Tra i tanti eventi in programma si segnalano in particolare quelli organizzati Vicenza, Sant'Orso, Valdagno, Marano, Vicentino e Villa Verra, dove verrà scoperta una targa a memoria del cardinale Elia Della Costa. Nel capoluogo sono stati progettati speciali per onorare il giorno della memoria. Il primo presentato in prima nazionale e in doppia recita lunedì 29 gennaio al Teatro Comunale e lo spettacolo Per questo mi chiamo Lorenzo, narrazione di un Giancarlo Marinelli a partire dal suo romanzo autobiografico Il silenzio di averti accanto. Il secondo progetto è Se questo è Levi, che andrà in scena oggi presso la sala del Consiglio Comunale a Palazzo Grissino con la regia di Luigi De Angelis e la drammaturgia di Chiara Lagani, a partire dei documenti audio e video delle Techerai. Andrea Argenteri interpreterà il grande autore. A Sant'Orso, Diana Pavlic, intellettuale e attivista per i diritti umani, è stata la protagonista dell'incontro in programma per la serata di ieri nell'Aula Magna dell'Istituto Cipani. Nel pomeriggio di oggi la Biblioteca Civica di Valdagno, in collaborazione con gli Apriscatole Valdagno Gamers Club, organizza Prima Vennero, gioco di ruolo che narra la storia di un gruppo di fuggitivi nella Berlino del 1942. Presso l'Auditorium Comunale di Marano Vicentino verrà proiettato sabato 27 gennaio il docufilm Elemento Pericoloso, diretto da Vittorio Canova, un lavoro sulla tragica vicenda della deportazione di 11 partigiani scledensi e di uno studente universitario di Vicenza. Doppio appuntamento infine quello previsto dall'amministrazione comunale a Villa Verla, dove è stata questa mattina scoperta la nuova targa commemorativa in memoria del cardinale Elia Della Costa, giusto tra le nazioni. Incurante del rischio, il porporato nativo del paese vicentino durante gli anni più bui del fascismo si adoperò con passaporti falsi e comitati clandestini per proteggere i tanti ebrei nascosti fra Toscana e Umbria, sottraendoli ad un destino già segnato. Oltre al sindaco Enrico De Perone e al presidente della provincia Andrea Nardin, che hanno preso parola, molti gli amministratori vicentini che hanno preso parte alla cerimonia.